Quindi lo scenario che si sta, come in tutti i cambiamenti che si sta aprendo adesso è questo. C'è una divisione. Da una parte c'è l'uomo di scienza. Ok. Qual è lo strumento dell'uomo di scienza? È il sapere. Appunto è la conoscenza. Giusto? Ok. Una serie di teorie che ci dicono che le cose funzionano in un certo modo. Dall'altra parte, io lo chiamo indagatore, quindi diciamo l'indagatore interiore, lo sperimentatore, no? Quindi chiamiamolo sperimentatore. Qual è lo strumento dello sperimentatore? Dai che qualcuno, lo so che ce l'avete in testa, dai su, lo so, chi è che mi alza la mano che c'ha il coraggio di dirlo? Vabbè, ok? Perfetto, proprio la parola giusta. Chiami? Fabrizio. Un applauso a Fabrizio. Che grazie, che ha avuto il coraggio di esporsi Espe esperienza. ok. Quindi, qual è quella, la differenza, no? Semplicemente l'uomo che fa esperienza quindi comincia a lavorare. Eh, adesso posso permettermi di usare anche queste parole ehm, in un modo più eterico, no? Nella dimensione un po' del pensiero che è reale quanto è il mondo fisico. L'unica differenza è che non si può toccare, ma è concreta, ma è reale. Poi affronteremo anche queste tematiche oggi. Lui che cosa fa? Prova no? delle cose, comincia a comprendere delle cose, comincia a comprendere che se ha un atteggiamento avvengono certe cose, se ne ha un altro ne avvengono delle altre, perché dentro di sé fa un lavoro proprio anche associativo, legato alle esperienze che accadono, legato proprio a una pulizia interiore. No? Riesce, inizia a comprendere che c'è un legame tra un qualcosa che ho dentro e un qualcosa che avviene fuori. Giusto? Qualcuno ha già sperimentato le coincidenze. Se voi doveste soffermarvi a tutte le coincidenze della vostra vita e le analizzate, questo è proprio un consiglio che vi do, un esercizio che vi do già subito, prendete un foglio, andate a analizzare tutte le coincidenze che sono accadute nella vostra vita, positive e negative, ve le scrivete e andate a ripescare qual era l'atteggiamento prima che quello avvenisse. Noterete a un certo punto che c'è uno schema e quando si parla di schemi non si può più parlare di casualità, si parla necessariamente di statistica. Questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che esistono dei meccanismi che sono concreti, che possono essere valutabili attraverso l'esperienza, perché in qualche modo la scienza la neuroscienza non è ancora totalmente in grado di spiegarci. Quindi cosa succede? Che l'uomo d'esperienza, l'indagatore interiore, che cosa dice? Dice cavoli, tu uomo di scienza mi stai proprio spiegando quello che mi avviene. Ed ecco l'associazione. L'uomo di scienza cosa dice? Ma che stai dicendo? Cioè, sono due cose diverse, no? Quindi, da una parte, se cioè, cioè, qui si parla di scienza, non mettete la parola fisica quantistica. Infatti, oggi parliamo di nuova fisica. Non parliamo di fisica quantistica. Cioè, dalla quantistica si è passato a un nuovo modo di vedere la fisica, un po' più anche sentito. Potremmo dire che è una fisica con un cuore, in un certo senso. Perché comincia a legarsi all'esperienza, al vissuto. Ok? E allora si è creata, diciamo, questa divisione, in un certo senso, no? C'è cioè, questo a volte si creano degli scontri, giusto Alberto? Ok, giustamente noi dal, dal canto nostro diciamo ok, in senso, libero di, di pensare quello che vuoi, eh. qual è la differenza? Sperimentare, se io sperimento una cosa funziona, è verità, se sperimento e non funziona, non è verità, cioè tutto si riduce al semplice, ok? Quindi questo qui, diciamo che è un po', alla base di questo momento di cambiamento, perché come tutti i momenti di cambiamento, tutti, nessuno escluso, c'è sempre un vecchio sistema che non vuole cadere e si difende. Quindi, adesso noi siamo proprio in un passaggio importante, in cui si sta trasformando e neanche tanto lentamente perché c'è proprio un salto, cioè, se voi vi girate intorno cominciate a sentire cose che dieci anni fa non sentite, cominciate a vedere cose che prima non vedavate. Quindi questo passaggio è giusto che ci sia, anche per esperienza nostra che portiamo avanti questo, questo messaggio, eh, la cosa mh, importante è sapere che questi, queste ostruzioni, questi ostacoli ci sono, quindi se vi confrontate con un uomo di scienza, a meno che non abbia anche un'esperienza, quindi non faccia magari tipo anche, che ne so, meditazione o non abbia un'esperienza interiore, lui rimane qua, rimane nella mente, perché non c'è l'esperienza, quindi non c'è il fatto concreto. Però, però su una cosa siamo d'accordo tutti, cioè c'è un grande mistero nella fisica quantistica che sta svelando delle cose qua, e questo anche gli scienziati non dicono niente su questo. Ok. Quello che la fisica quantistica proprio sta dicendo è che eh, una particella sta alla materia come il cervello sta a un pensiero. Vi spiego subito. Immaginiamo che questo Sì, va bene. Immaginate la simmetria nella vostra testa. Questo è un cervello e questo è un pensiero. Giusto? Il cervello è materia quindi è qualcosa di concreto. Il pensiero, di solito usiamo questa parola, è qualcosa di astratto. Cioè, in realtà non sappiamo ancora qual è la natura del pensiero, non si sa in realtà. Ci sono tante teorie, tante cose. Cioè, se proprio dovessimo entrare in questo campo, il punto qual è? Che è reale il pensiero. Tant'è vero che se io vi dovessi chiedere di pensare a un evento di cinque anni fa, dieci anni fa, che vi ha fatto soffrire probabilmente piangereste ora. Questo significa che il pensiero è reale perché il vostro corpo lo sta vivendo ora ed è una dimensione in cui più volatile, se vogliamo, no? ma altrettanto concreta di quanto sia un mondo più fisico. Allora, dico un'ultima cosa, poi riprendiamo nel pomeriggio e lascio la parola ad Alberto. Vi faccio una domanda, allora chi è che ha la televisione a casa? Nessuno, benissimo, quindi io questo esempio non ve lo porterò. Ma la domanda era: <ride> la domanda era: vi è mai capitato di pensare a un film o qualcosa che volevate vedere? Che è, e dopo uno due mesi o dopo poco è stato proiettato? Vi è capitato? Chi non ha la televisione non può, diciamo così: chi ha la televisione mi alza la mano. A chi è capitato? Ok, vabbè, insomma, ok, dai, diciamo un 30% 20%, dai, ok. Però questa non è valida perché giustamente molti non hanno la TV. Vi è mai capitato di pensare a una persona e questa persona avete incontrato, Telefona Quanti? Ok, direi un 70% almeno, ok. Vi è mai capitato di passare tipo sotto un lampione? E questo lampione, almeno una volta una vita, eh? Si è acceso o si è spento? O oh, si è acceso o si è spento? Mi alzate le mani? A chi è capitato? Ok, cioè, praticamente l'80% circa. Ok, allora queste sono domande che io di solito faccio sempre. Ok, io questo l'ho scritto prima. Adesso abbiamo detto eh, sul lampione circa l'80%, televisione non la teniamo conto, l'incontro praticamente il 70%, quindi ci siamo. Io adesso l'ho scritto su un foglio perché faccio il prestigiatore. Tac. Allora, questi sono i dati che vengono fuori sempre: 5% in più, 5% in meno. Ma vengono fuori sempre. Ora, solitamente, come le chiamiamo queste cose? Caso. Coincidenze, caso. Ma se capita alla maggior parte delle persone, si può davvero parlare di caso? Poi dopo parleremo anche di questo, no? In che modo con la fisica si può si può davvero, cioè diventa statistica, io metto una percentuale, diventa statistica, quando diventa statistica non è più un caso, allora uno che cosa fa? Va a cercare di dire, ok, come può essere spiegata questa cosa? In che modo la spieghiamo? E allora la fisica qui ci aiuta, molto, ok? Ci aiuta tantissimo, non molto. E questa è una cosa, diciamo, abbastanza importante. Voglio solo chiudere un attimino questa, riprendendo questo discorso importante, no? il discorso del pensiero positivo è un po' un modello degli anni Ottanta, no? cioè, qual è il presupposto del pensiero positivo? Che se io devo pensare positivo è perché ce n'è uno negativo, quindi il concetto è portarsi a vivere positivo, non pensare positivo, perché se no si crea, e iniziamo a parlare di dualità, si crea uno spaccamento tra ciò che sento, ciò che sono e ciò che penso. C'è un esperimento importante e qui proprio parlando di cioè, come si crea la realtà. Penso che no, possiamo parlare in questi termini. Innanzitutto, noi non creiamo niente. Non creiamo niente. Co-creiamo. Perché c'è già quello che ci serve. Noi non facciamo altro che dare una forma, che modellare in funzione della volontà, in funzione di un'introspezione, in funzione di ciò che sentiamo di essere. Quindi, qua il lavoro è importante, insomma, no? C'è un esperimento importante, eh, uno l'ha già introdotto Alberto, che è quello famoso della doppia fenditura, insomma, ormai è un plus. Ce n'è un altro che viene chiamato esperimento del DNA fantasma. Qualcuno l'ha mai sentito? Ok, va bene. Introduciamo velocemente questo esperimento. Semplicemente è stato preso un campione di DNA, è stato messo dentro una provetta, ok? Questa provetta sottovuoto. Chiaramente... Sottovuoto si è cercato di eliminare tutto. L'unica cosa che non è possibile eliminare da sottovuoto sono per l'appunto i fotoni. Perché? Perché i fotoni sono questo prodotto, sono i quanti, i famosi quanti della fisica quantistica. Cioè, gli elettroni, quando si spostano su un atomo, si spostano di orbitale, che scompaiono magicamente e riappaiono su un altro orbitale. Questo è il salto quantico. Ehm, emanano o assorbono un quantitativo di energia che è un, un mattoncino. Questo mattoncino viene chiamato quanto, da qui fisica, quantistica, eccetera. Allora, questo esperimento semplicemente eh, si è presa questa provetta e si è messo dentro un campione di DNA. Che cosa succede? Adesso io cerco di uh, accelerare solo per non entrare, perché sennò non è una lezione di fisica. Cosa successe? Che, e questo esperimento è stato ripetuto più volte, <coughs> sono stati rilevati queste particelle di luce all'interno di fotoni, all'interno di questa provetta. Ebbene, cosa accade? Che ehm, da una distribuzione confusa, chiaramente, iniziano a prendere un ordine e hanno duplicato l'elica del DNA, del campione che c'era dentro. Non contenti, estraggono il DNA e questa assunzione, questa forma, ci ha messo... In tempi proprio fisici, 30 giorni a sciogliersi, a riprendere la forma disordinata. Cosa significa? Allora, se noi consideriamo energeticamente, se vogliamo, poi possiamo chiaramente anche neurologicamente, ci sono tanti discorsi, cioè, è una cosa affrontabile da qualsiasi punto di vista, okay? eh, Significa che l'ambiente che noi abbiamo intorno viene condizionato energeticamente da noi, ok? Perché, Perché in questa stanza, in questo momento. Questi fotoni che ci circondano, di cui siamo circondati, questi miliardi di fotoni, stanno assumendo la forma, diciamo così, eh, stanno replicando il DNA di ognuno di voi. Ovviamente c'è una fusione di tutti, quindi si creerà un'atmosfera in questa stanza. Vi è mai capitato di entrare in una stanza e dire: C'è qualcosa che non va. Quindi iniziamo a parlare di sensazione, cioè senza azione, non c'è un'azione che mi porta a vivere un'emozione. Adesso. Parliamo di questa cosa. Quindi, in realtà, quando sentite, ecco, questo è un piccolo segreto, è uno dei motivi anche per cui nasce quantisticamente. Avete sentito spesso che il pensiero crea la materia, giusto? Quante volte? Boh. Non è vero. O meglio, in parte non è vero. Il pensiero crea una realtà. E questo è indiscutibile, perché se io penso, comunque queste, questo pensare da qualche parte arriva, non sappiamo da dove... Ognuno si fa i suoi motivi, si fa le sue ricerche, eccetera. Ma c'è, cioè esiste, ok? La creatività da dove arriva, boh? Cioè come posso io pensare qualcosa che ancora oggi non ho? Come posso visualizzare, come posso immaginare? Da dove arriva l'immaginazione se io non ho esperienza di quella cosa lì? Vi lascio la domanda qui. Alla Hitchcock, ok? Ve la cercate voi. Eh, perché? Non c'è probabilmente una risposta definita. Ah, ok intuizione eh? perfetto infatti poi si entra nel dominio intuitivo come facciamo, da dove arriva l'intuizione perfetto perché gli diamo dei nomi, gli diamo delle etichette però vi esorto a fare una ricerca vera e con l'esperienza anche dire da dove arriva veramente questa cosa, c'è una connessione no? è inevitabile che lì iniziamo a capire che c'è un, diciamo così un'intelligenza, non una volontà, eh? un'intelligenza. L'intuizione esiste, altrimenti non si scriverebbero libri, non si girerebbero film, non si potrebbe fare. C'è un processo importante legato proprio a questa cosa qui del DNA fantasma, cioè è il corpo che costruisce la realtà che in qualche modo vogliamo desideriamo, perché il corpo è inconscio puro. Non lo possiamo, cioè eh, analizzando, lavorando sul corpo possiamo lavorare sull'inconscio e su questo stato di connessione. Immaginiamo questa cosa. Questo è il cervello di prima, adesso lo faccio un po' meno. Okay. Questo è un cervello, no? Ok, se pensiamo alla mente come una funzione del cervello, ok? Possiamo parlare di una mente cognitiva. Ok? All'interno di questa mente cognitiva che succede? si creano tutte delle realtà, chiamiamole parallele, desideri, sogni, paure. Che succede? Che abbiamo anche un corpo. È un po' la Lupin, eh? però va bene lo stesso. Che succede? La mente costruisce una realtà, la costruisce, proprio la, la, la immagina. No? Cosa succede? Che c'è... Cioè, una piccola ghiandola che si chiama amigdala, che invia delle informazioni alle cellule. Queste informazioni sono proteine. Se noi abbiamo una tendenza a pensare positivo o a vivere positivo, quindi possiamo fare questo salto intanto di parola, cosa succede? Invierà una tipologia di proteine positive, diciamole così, dai così semplifichiamo, saranno triangolari. Ad Il pensiero negativo. Quindi la sfiducia, no? Il sentimento negativo è correlato a una proteina con una forma diversa. Quindi, negativo, facciamo la quadrata. Ok? Ci siamo? Sì. Ok. Cosa succede? In funzione della maggioranza di proteine che l'amigdola invia al corpo, le cellule hanno ricettori per qualsiasi tipo di proteina. Okay? Cosa succede? La cellula successiva, tenete conto che, ad esempio, la pelle si rigenera in 30 giorni. L'apparato scheletrico, molto di più. Ok? Però il corpo che avete oggi non è di certo il corpo che avevate un anno fa, ma neanche un mese fa. Cioè, quindi anche lì c'è un fattore di cambiamento. Noi crediamo, ma il corpo stesso, non è, cioè è stato totalmente sostituito da quello di due anni fa. A pensarci è sconvolgente, perché sono in un corpo nuovo, no? Noi lo diamo per scontato. Però la bellezza della ricerca dov'è? Nel non dar niente per scontato è la vita stessa è un miracolo. Se uno ci pensa che, insomma, io ho 40 anni, 41 anni fa di me non c'era niente, cioè, viene la pelle d'oca, no? Se uno ci si pensa. Cosa succede? La cellula successiva ha memoria delle proteine che sono state inviate in maggioranza. Quindi, se io ho inviato l'80% di proteine, di proteine felici, chiamiamole così. La cellula successiva avrà tendenzialmente un numero di recettori più alto, cioè avrà l'80% di recettori che saranno per ricevere proteine felici. Perché avendo memoria, dice se il cervello mi invia l'80% di proteine di proteine contente e felici, vuol dire che quelle sono quelle che ci servono. La cellula successiva che nascerà da quella sarà tale quale, ma cambierà il numero di recettori. Ok? Quindi, che cosa succede? Perché vivere positivo? Perché è un fattore biologico. Ok? Che cosa succede? Che nel momento in cui cominciamo a attuare, un... quindi se io continuo a essere positivo, no? le cellule cambieranno sempre di più e l'atteggiamento cambia. Perché il corpo richiede quelle proteine lì. Quindi dà il messaggio al cervello di dirgli guarda che voglio quelle proteine lì. Okay? Che succede quando è il contrario, che dobbiamo cambiare. Perché entrano dentro i pensieri? No, se... All'inizio ci vuole della volontà, perché è un fattore biologico. Eh? Cioè, il corpo stesso richiede delle proteine che, fino a ieri, perché sono stato pessimista, eccetera, mi chiedeva, e oggi non gliele sto più mandando e il corpo non è pronto. Quindi, almeno a livello fisico proprio, ci vogliono almeno una trentina di giorni per iniziare a cambiare atteggiamento. Ecco, quindi andiamo, cioè, è questo? No? L'epigenetica diciamo che lavora molto anche sul fatto di ricevere informazioni da fuori, perché il nucleo della cellula cioè, è, 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 è la membrana, cioè, il nucleo, no? la, la parte vivente no? che permette alla cellula di, di vivere, di riprodursi, per assurdo, è la membrana. Non è il, il nucleo, serve perché all'interno come so, i dati, eccetera. Quindi, che cosa succede? Eh, un altro esperimento ci ha riportato che L'elica del DNA cambia la sua torsione in funzione delle emozioni. Si stringe quando siamo sotto stress, quando siamo, ehm, quando sono qualcosa di negativo e si allenta quando siamo più sereni. Cioè questa proprio, no? Cioè l'elica si stringe sotto tensione, quindi l'emozione porta l'elica a stringersi. Come reagiamo quando siamo nervosi? Ci rigidiamo. Cioè noi lo sappiamo già. Il corpo sa già e usiamo le parole in funzione di quello che il corpo vive. Perché? Stiamo un po' così quando sono qualcosa. Invece quando le cose sono belle, quando tutto va bene. Oh, cioè L'elica si allenta, tutto il corpo si allenta. Questo è proprio il principio olografico. una sorta di apertura o chiusura? Perfetto. Quello che si fa nel piccolo avviene nel grande. Così è. La legge dei frattali, no? Di, della, della matematica dei frattali, piuttosto che il principio olografico o oh, Giordano Bruno: no? come in alto così in basso, come nel piccolo così in grande, quindi Ermete, trismet... cioè, sono cose che l'uomo già sa, vengono dette in un modo o in un altro, ma vengono comunque dette. Quindi a questo punto, che cosa succede? Io so, ho due informazioni. La prima è che il mio DNA influenza i fotoni intorno, la seconda è che il mio DNA cambia torsione in funzione delle emozioni che provo. Parliamo di emozione. Cosa succede? Succede che il corpo fa esperienza della mente. È vero? La mente crea una realtà. Se io penso a una cosa triste, sto male. Il corpo vive l'esperienza della mente, ne fa esperienza. È giusto? Sento. Ok. Quindi iniziamo a parlare di emozione. Quindi azione del sangue. Sono, sono due in realtà, si possono trovare due significati. Emozione del sangue. Azione del sangue, oppure portare fuori. Emo significa all'esterno. Da dentro fuori. Quindi cosa succede? La mente crea, il corpo costruisce, invio all'esterno delle informazioni che l'esterno recepisce. Quindi parliamo di campo quantico, di coscienza collettiva, parliamo di quello che vogliamo. Cioè dalla psicologia alla fisica comunque questi sono tendenzialmente questo è il risultato di, di, di anni in cui gli studi per cercare di capire tutta una serie di cose che cosa succede invece quando siamo allineati in breve quando noi viviamo delle emozioni cioè il comando è quello perché è importante gestire le emozioni o comunque entrare in contatto con se stessi in modo profondo perché è dall'interno che noi pilotiamo l'esterno comunque lo modelliamo a questo punto cosa succede? L'emozione mi manda fuori informazioni in che modo? Lavorando sulle, su, sui fotoni che ho intorno. Quindi, e da qui partono il discorso di coincidenza, eccetera. Cosa succede quando lavoriamo con l'intuizione? Il contrario. Allora, diciamo che stoppiamo. Scusate questa croce perché no? Stoppiamo il flusso di pensieri. Cominciamo a vivere nel presente, praticando eccetera, eccetera, il corpo non riceve più proteine, non riceve più informazioni dal cervello. Perché è in una fase di stasi. Perché è così difficile no, questa ricerca del vuoto? Perché il corpo cerca proteine. Allora, cosa succede? Che all'improvviso cominciamo a, ad avere sensazioni dall'esterno, non ci spieghiamo il perché, ma le abbiamo. Quindi cominciamo a ricevere informazioni. Le riceviamo da fuori, dal campo, le riceviamo dalla coscienza collettiva, insomma, da questa forza, da questo qualcosa che è fuori, che c'è, inevitabile che ci sia. Okay. A livello emotivo io invio informazioni, quindi creo il mio specchio. Okay. Quando io inizio ad allinearmi con quello che c'è fuori, quindi il lavoro interiore è quello di non creare l'emozione se non voglio dare un comando. Permettetemi uso queste parole, però almeno sono ben chiare. Ricevo informazioni, ok? E cosa succede? Succede che il corpo recepisce queste informazioni e avviene il processo contrario e così si sviluppa l'intuito. Adesso vi ho fatto, insomma, un sunto di anni di, di studi e robe varie. Così funziona, perché l'intuito noi lo abbiamo quando siamo in uno stato di rilassamento, in uno stato di sonno, in uno stato di serenità, in uno stato di tranquillità, perché non c'è attività mentale, quindi a questo punto la mente fa esperienza del corpo, avviene il processo contrario. Voi conoscete un po' le frequenze cerebrali? Ok, c'è ci cioè la fase, no? Ok, in stato frequenze cerebrali è l'attività proprio del, del, del cervello, no? Cioè è proprio un'attività elettrica. E ci sono diverse fasi, c'è cioè la fase beta che è la fase in cui il cervello è più attivo, le frequenze eh, vanno dai 7 ai 21 Hz, poi c'è la prima fase di rilassamento che è la fase alfa e si va dai 14 ai 7, ok? Più vado in fase di sonno, c'è cioè la famosa fase teta, okay? che è dai 7 ai 4 e poi c'è tutto il sonno. Che cosa succede? C'è un'altra onda che viene chiamata onda gamma, che non è quella dei cartoni animati né Mazinga Zeta, è semplicemente un'onda ad altissima frequenza che può arrivare dai 30 ai 90 Hz, estremamente attiva, ma ehm, avvengono una serie di scariche di queste onde gamma, quando l'attività cerebrale rallenta. Quindi più noi ci rilassiamo in breve, allora questa è l'attività di veglia, quindi la nostra attenzione è fuori, cominciamo a rilassarci, ad abbassarci, andiamo tranquilli, si abbassa la frequenza. Più questa frequenza si abbassa, più si crea all'interno, noi non ce ne accorgiamo, ce ne accorgiamo attraverso l'intuito che noi qua iniziamo a ricevere informazioni. Questi sono i famosi monde Gamma, Ha fatto tutto insomma, un lavoro importante. Anche quegli... Allora, buongiorno, bentrovati, qualcuno lo conosco, qualcuno no, però vi accolgo sempre con tanto grande affetto, perché nella realtà apparentemente noi siamo diversi dalla sedia. Che ci, che ci sostiene o dal pavimento o dalla persona che ci sta accanto. Perché quello che io vorrei dimostrare oggi è che tutti apparteniamo ad una unità. In fin dei conti, se ci pensiamo bene, noi siamo partiti dal Big Bang, no? E il Big Bang che cos'era? Un puntino minuscolo dove era addensata tutta l'energia. In realtà, noi eravamo in entanglement fin da quel momento, poi si è irradiato nello spazio e nel tempo, però noi abbiamo mantenuto al fondo di tutto questo un'unità. Allora la domanda è che io, ragazzi, per me siete tutti ragazzi, eh, quindi non vi offendete se vi chiamo ragazzi. Voglio dire una cosa, anche lei una ragazza, ah, meno male, questo, questo è l'aspetto importante. Cioè io non amo fare conferenze, non faccio seminari, faccio chiacchiero. Conversazioni allargate le chiamo io. Qualcuno mi conosce, qualcuno non mi conosce, o perlomeno conosce quantomeno i miei video. No? Giusto? Perfetto, perfetto. allora io comincio ovviamente a interagire con ciascuno di voi. Ma vi siete chiesti qual è la vostra missione qui in questo stato dell'essere? Tutti i giorni. Ah, tutti i giorni. tutti i giorni ve la siete chiesti. È già un fatto importante chiederselo perché quanti sono invece quelli che non se lo chiedono. Ora il fatto che Come siete qui, è evidentemente ve lo siete chiesti, è chiaro, no? Ora io vorrei farvi notare una cosa. C'è una tradizione orientale, probabilmente cinese, che ci dice che noi siamo l'espressione di tre specchi. Nel primo specchio, cosa vediamo? Noi stessi. Nel secondo specchio, vediamo che cosa? Come ci vedono gli altri? Oddio, qui ci sarebbe una... Incredibile teoria di specchi perché per ciascuno le cose sono diverse, no? Nel terzo specchio siamo realmente noi stessi. Ecco, quindi la nostra missione sarebbe quella, già quella di andare a scoprire chi veramente siamo. Ecco, la mia chiacchierata iniziale è per farvi capire quello che non siamo adesso. Allora, se vogliamo dare un significato alla nostra vita, la conoscenza non può prescindere dal comprendere esattamente le dinamiche mentali, cioè come la nostra mente conosce e riconosce le cose. Credo che questo sia un aspetto fondamentale di questo tipo di conoscenza che riguarda ovviamente l'essere umano. Vediamo se succede. Ah, succede. Soltanto così sarà possibile cominciare a liberarci dei condizionamenti e dei pregiudizi che la frenano, questa mente. Un buon punto di partenza sarebbe comprendere da che cosa derivano i nostri programmi limitanti. Perché ciascuno di noi ha dei programmi limitanti, vero o no? Ecco. Adesso non esageriamo. L'educazione, tutti questi aspetti qui che riguardano ovviamente. Allora, ciascuno di noi che cos'è nella realtà? Dal punto di vista biologico, eh, strettamente biologico. Siamo il risultato del DNA? Mm? Ma siamo anche il risultato dell'ambiente che ci circonda. Direi anche in maniera forse più chiara che noi siamo il risultato diretto del DNA e del nostro modello voglio dire questo ragazzi vedrete che poi io non seguo affatto le diapositive vado, vado a braccio quindi faccio tutto un altro discorso, dipende da voi perché chiaramente vedo dall'interesse che voi potete avere per questi argomenti se vi interessa uno o se vi interessa l'altro e quindi modifico la direttrice di marcia ora la domanda che io vi rivolgo è questa quando noi nasciamo Nasciamo con delle informazioni sì. hmm? di, base. di base, quali sono? È la genetica. La genetica, si giustamente... Uomo e dono, un po di un, un po sì, vabbè, a prescindere qui abbiamo delle informazioni genetiche, però abbiamo anche delle informazioni che vor, potrei definire istintuali, perché voglio dire, a nessun neonato viene insegnato a respirare, a fargli battere il cuore o a succhiare, per esempio non solo, ma ci sono anche incredibilmente delle paure che sono già a livello inconscio. Che un bambino, anche appena nato, ha paura del buio, ha paura del vuoto, ha paura del rifiuto, ha paura dell'abbandono e questo è perché anche perché ha percepito determinate informazioni anche a livello prenatale. La pancia direttamente. Se la madre è stressata, questo bambino uscirà stressato. Se la madre rifiuta il bambino, questo bambino sentirà il rifiuto. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi quello che io voglio dire è che come quando noi entriamo in un negozio di elettronica, compriamo un PC, un Mac, questo Mac ha o no un sistema operativo? Ecco, eh, noi abbiamo un sistema operativo già funzionante. Che cosa succede dai zero ai due anni? Io parlo di voi, eh? parlo di noi e ciascuno di noi è passato. No, acquisiamo determinate altre informazioni da che cosa? Dall'ambiente, dai genitori. Dall'ambiente, dai genitori. Esempio, chi ha avuto un bambino e avrà assistito ai suoi primi passi si sarà reso conto che il bambino attraverso vari tentativi ed errori comincerà a ad accennare i primi passi, poi naturalmente, chiaramente la gravità universale lo porterà a cadere con il sedere per terra. Ma che cosa fa questo bambino nel momento in cui cade? No, 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 guarda l'espressione della mamma o del papà nel caso. Se quell'espressione è preoccupata di ansia, di paura, che cosa fa il bambino? Scoppia a piangere. Eccolo lì, primo programma negativo che scatta. Quindi attenzione. Poi dai due ai sei anni, che succede? Succede che noi creiamo la nostra identità e la nostra personalità. Attraverso che cosa? Altre informazioni. Perché se ci pensate bene, il nostro modello, il nostro sistema operativo è fatto esclusivamente di informazioni. Tutto lì. È il nostro cervello che elabora queste informazioni e soprattutto le trattiene. Ecco perché ci sono poi delle problematiche, capito? Allora, che succede tra i due e i sei anni? Che tutto ciò che ci dicono i nostri genitori, tutto ciò che ci dicono i nostri nonni, tutto ciò che ci dicono i nostri zii, tutto ciò che ci dicono i nostri fratelli maggiori, tutto ciò che ci dicono gli insegnanti delle scuole materne, tutto ciò che ci dice... Il maestro di prima elementare entra a far parte direttamente del nostro, nostro modello, del nostro... Eh, già diamo crea le... Eh? Queste informazioni le diamo per buone. Assolutamente. Le fonti sono estremamente autorevoli, per cui ci crediamo. Se ci dicono che siamo belli, simpatici, intelligenti, blu, questo è quanto. Se ci dicono che siamo brutti, antipatici e neanche tanto intelligenti, anche questo. È il momento in cui si creano... I nostri programmi, i nostri pregiudizi, i nostri convincimenti negativi. Perché questo è un esempio che io faccio spesso e se qualcuno ha già seguito i miei corsi se lo ritroverà papale papale. Cioè nel senso che se io a cinque anni mia mamma mi avesse detto Alberto, prendi questo vassoio con le tazzine e portalo in cucina. No, ma attento! Non fare come il tuo solito, non stare con la testa tra nuvole, pensa a quello che stai facendo. Cioè il fatto che mi dica questo mi predispone all'incidente. E eh, c'è niente da fare. Eh, io poi passo, oltrepasso la soglia della cucina, boom, inciampo e all'unisono con il frammentarsi delle tazzine di porcellana, perché non so neanche quelle, eh, ma sono proprio di porcellana, sentite la voce di mia madre che urla. Vedi, sei inaffidabile, te l'avevo detto, non riuscirai a fare niente nella vita. Questo è un programma, ragazzi. È un incantesimo e non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, per cui io posso anche diventare direttore della Fiat. Ma se lei mi dice e mi chiede Alberto, ma tu che cosa pensi di te stesso? gli dirò: ma guarda, io sono un inetto, l'autostima no, zero. Autostima zero. Ma come sei diventato direttore della Fiat? Ah sì, un caso, un colpo di fortuna. Questa è la ragione. Quindi l'autostima zero da questo punto di vista. Se io ho imparato a non, far, a non farcela, continuerò a non farcela perché è diventata una conclusione neurologica. Oppure prendiamo lei, come si chiama? Sonia. Ti do del tu, ti spiace. Mi chiamo Alberto. Ciao. Sonia, stammi a sentire. È un esempio che io faccio, quindi prendilo come tale. Anche tu, a cinque anni, accompagni il tuo papà in un grande magazzino. No? Soltanto che tu a 5 anni si senti attratta dal reparto giocattoli, Barbie, eccetera, 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 e quindi tiri la giacca di papà. Ma tuo padre è entrato in quel gran magazzino semplicemente perché ha bisogno di un utensile, no? Quindi non vuole perdere tempo, gli serve quello e uscire. Quindi, si, sentendosi tirato, vedendo la tua faccia che vuoi andare al reparto giocattoli, ti dice seccamente per tagliare corto: no, perché tu non meriti. Altro programma, blum, che entra ne, nell'identità della povera Sonia, la quale da adulta non sarà mai soddisfatta, mai appagata di qualunque cosa farà, perché scatterà il programma, tu non meriti. Cominciamo a capire quali sono le palle al piede che ci portiamo dietro? Ognuno guardi se stesso. Fabrizio, tu riesci a far tutto nella vita? O c'è qualcosa che pensi di non riuscire a fare? Per esempio, tu sei bravo in matematica? Ah, devo troppo... Io voglio una, una capra, ma chi è che, che pensa di non essere bravo in matematica? Io. Oh, bravo. Pazza, come tutti siete tutti scientifici qua. Eh? Vabbè, 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 Allora, tu ti chiami Eugenia. Eugenia, il fatto che tu ti senta non brava in matematica è una balla. Te l'hanno messa in testa. Semplicemente è la tua convinzione di non essere brava in matematica. Io sono come te. Questa me la so portata ancora dietro, sì, <ride> francamente. a disegnare. Non è. A disegnare, niente, vai, vai. Ma perché non ce l'hanno insegnata bene cioè. e non ce l'hanno fatta amare, tra l'altro. No? Ora, che cosa succede tra te, me e Antonio, che invece è un genio in matematica, che se ci danno un problema tipo quelli, c'ho una vasca, c'è un tubo che cola, una goccia, in quanto tempo, quant'è l'area della, della vasca e quanto... Quanto tempo ci mette a riempire io vado in tilt, portate e chiamiate la neuro perché proprio non ci riesco proprio. No? Io mi blocco, lui no, perché sa di essere bravo in materia e continua fino alla fine. Ci crede. Ci crede, noi non ci crediamo e ci blocchiamo. Questo è il fatto. Ponetemi un problema invece di alta metafisica, vi capisco subito. <ride> ecco, una parte buona, una parte cattiva. Eh? Capito come funzioniamo da questo punto di vista? Bene, andiamo avanti. Allora, questo l'aveva fatto già il nostro Luca, cioè in realtà, che cosa, che cosa creiamo noi attraverso la nostra mente e attraverso il pensiero? Se la vita che viviamo non ci piace, è il momento di ribaltare i nostri paradigmi di base perché siamo noi a creare la realtà. Chi è che crea? Io posso chiedervi, ma voi, se considerate la vostra vita, il pregresso, guardatevi un attimo alle spalle. Voi vi sentite protagonisti della vostra vita o degli spettatori? Eccolo lì. Ma attenzione, io non vorrei che quando le cose vanno bene tutto merito mio e se le cose vanno male è colpa di un destino avverso e rio. Questo è chiaro, perché nel caso e nell'altro la colpa, ma di colpa non ne possiamo mai parlare perché sarebbe un termine sballato, la responsabilità è sempre nostra. C'è niente da fare, Perché è ovvio. Lui no, è un uomo positivo al 100%, anzi. È diamantino addirittura. Sì. Per cui non può avere pensieri negativi, ma se qualcuno di noi avesse pensieri negativi, la sua vita sarebbe comunque negativa. Non ci sono santi. Faccio un esempio. Giovanna, un esempio, eh? Non sì. sei tu? Okay. Giovanna, tu sei una donna diffidente. Faccio un esempio, no? Donna diffidente. Per essere diffidenti per lei avranno valore soltanto tutti quegli esempi che dimostrano che lei ha ragione e avrà cancellato totalmente tutti quegli esempi che sarebbero contrari. Succede così, sempre. Quindi quello che vive negativamente vede tutto negativo, non c'è niente, cancella il nostro modo di, nel nostro cervello di processare le informazioni e elaborarle è attraverso la cancellazione. La distorsione e la generalizzazione. Questo. Adesso non ho il tempo di approfondire questi tre aspetti, ma è una cosa che noi facciamo normalmente, no? Allora, proseguiamo. Allora, bisogna, è il momento, siete tutti d'accordo nel voler ribaltare questo paradigma di base? Eh? C'è un'idea che ci è stata inculcata dall'infanzia. Una delle tante, ma questa è fondamentale perché se riesci a cambiare questa cambi parecchie cose. Cioè quella dell'idea che noi siamo comunque condizionati dall'esterno. E invece è il contrario, ragazzi. È l'interno, ciò che siamo dentro che influenza l'esterno. Voglio dire, voi non state male perché il mondo è brutto, ma il mondo è brutto perché state male. Questo è un aspetto che bisogna assolutamente considerare. E qui cambia realmente, si ribalta totalmente un modo di pensare, un paradigma di pensiero. No? La causa è all'interno e l'effetto è all'esterno, non viceversa, come ci hanno detto. Questo è l'aspetto la, fondamentale del, del discorso. Voi conoscete la storiella dei due cani? La conoscete? Qualcuno la conosce, qualcuno no? Due cani in eh, momenti diversi entrano in una sorta di tenda. Uno esce tutto scodinzolante, felice, abbaiando così, l'altro ringhioso. Una donna si incuriosisce di questo fatto ed entra dentro. Entra dentro e si trova circondata da cento specchi. Che cosa aveva fatto il primo cane? Era entrato scodinzolante e festoso e aveva visto cento cani che gli rispondevano scodinzolanti e festosi. Quello che invece è entrato ringhioso avrà invece incontrato altri 100 cani che gli ringhiavano contro, ed è chiaro che il risultato, vedete, deriva da come siamo all'interno. Molto semplice, no? Una piccola parabola che ci aiuta. Simpatico questo Jack Russell. Eh. Poi capirai: parliamo di cani, io. Vabbè. Questo per riaffermare che ciò che noi vediamo nel mondo intorno a noi è soltanto un riflesso di ciò che noi siamo. Tutto ciò che siamo è un riflesso di quello che abbiamo pensato. La mente è tutto. Ciò che pensiamo diventa la realtà ed è il nostro specchio. Vero, Luca?